Una buona serata e benvenuti a questo nuovo aggiornamento col nostro notiziario. In apertura la cronaca, facevano affari nel Pescarese entrando nel tessuto economico con metodi mafiosi. La Guardia di Finanza di Pescara, col coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila, ha arrestato questa mattina 8 componenti di un clan foggiano e effettuato sequestri di beni per 2 milioni di euro. Andrea Costantini. Tassi di interesse insostenibili e imprenditori costretti ad assumere nelle proprie aziende i loro usurai o persone a questi riconducibili sono solo alcuni degli elementi portati alla luce dalle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia dell'Aquila e condotte dalla Guardia di Finanza di Pescara, che ha portato all'applicazione di 11 misure cautelari nei confronti di personaggi di spicco della cosca società foggiana, clan Moretti Lanza Pellegrino, che devono rispondere a vario titolo di usura, estorsione, ricettazione e intestazione fittizia di beni. 8 arresti, 4 in carcere e 4 ai domiciliari, un obbligo di dimora, 2 obblighi di firma. Gli uomini del nucleo di polizia economico-finanziaria, in collaborazione con le Fiamme Gialle di Foggia, hanno anche eseguito altri provvedimenti firmati dal GIP dell'Aquila con sequestri di beni per 2 milioni di euro, tra cui 2 immobili a Pescara e Grosseto e quote appartenenti a 5 società del pescarese. Decine di perquisizioni tra le province di Pescara, Foggia e Grosseto. Nel mirino degli inquirenti, gli affari della mala foggiana, capace di insinuarsi nel tempo all'interno del tessuto economico del pescarese e rendendosi protagonista, secondo l'accusa, di malaffare, traffici illeciti con metodo mafioso, portati alla luce attraverso investigazioni, pedinamenti e intercettazioni telefoniche e ambientali, con oltre 700.000 conversazioni registrate. Tra le vittime del modus operandi del clan, una nota famiglia di imprenditori pescaresi del settore della ristorazione, che ha subito tassi di interesse fino al 600% al mese per un prestito di 100.000 euro. Non potendo onorare il debito, gli imprenditori sono stati costretti a chiudere la partita con gli strozzini, simulando un comodato ad uso gratuito a tempo indeterminato prima e un contratto di affitto dopo dell'appartamento di proprietà nel centro di Pescara dal valore di 400-500.000 euro. In molti casi poi alcuni imprenditori sono stati bersaglio di minacce, aggressioni ed estorsioni, altri hanno dovuto assumere come dipendenti i loro usurai o persone a loro riconducibili. L'impiego, spesso puramente formale, ha permesso a qualcuno di questi la percezione indebita dei contributi previsti per il sostentamento dell'emergenza Covid senza andare mai a lavorare. Le indagini hanno fatto emergere anche l'esistenza di un canale di ricettazione di accessori di lusso, bottino di un ingente furto avvenuto nel Foggiano, rivenduto sulla piazza di Pescara da uno degli affiliati al clan, e poi ancora l'intestazione fittizia di società attraverso un unico soggetto, sempre pregiudicato, che a sua volta ricorreva a terzi prestanome per controllare ben 5 attività imprenditoriali operanti nel settore dell'automotive, dei prodotti agroalimentari e addirittura della fornitura di contratti di energia elettrica. Siamo alla politica. Bagarre in consiglio comunale ieri a Pescara, con il centro-sinistra che ha innescato una dura protesta nei confronti della maggioranza di centrodestra. Il sindaco Masci, in un post su Facebook questa mattina, è tornato sulla vicenda parlando di gazzarra inscenata dall'opposizione, provocando in questo modo nuove polemiche. Ai nostri microfoni la replica del capogruppo del Partito Democratico Piero Giampietro, Stefano Buda. Non si arrestano le polemiche dopo il duro scontro avvenuto in consiglio comunale a Pescara. Durante la seduta di ieri, infatti, i consiglieri di centro-sinistra hanno lanciato urla e insulti all'indirizzo degli esponenti della maggioranza, con il consigliere del PD, Francesco Pagnanelli, che è salito addirittura su una sedia in segno di protesta. A far scattare la bagarre è stata la decisione del centrodestra di impedire la discussione sui 2 ordini del giorno presentati dalle forze di centro-sinistra in riferimento al progetto della ASL di realizzare una casa di comunità al posto del parco pubblico di via 8 Marzo in zona San Silvestro, e al progetto del comune che vorrebbe realizzare invece un asilo nell'area verde di via Fornace Bizzarri. Ieri però, dopo che il sindaco ha ritirato la delibera per la concessione del parco di via 8 Marzo alla ASL, il presidente del consiglio comunale ha chiuso la seduta, impedendo di fatto all'assemblea di discutere gli ordini del giorno presentati dall'opposizione.
disposizione. A quel punto, davanti ai residenti di via 8 Marzo presenti in aula, è scoppiato il caos. Questa mattina il sindaco Masci è tornato sulla vicenda, stigmatizzando quella che ha definito la gazzarra inscenata dall'opposizione. Inoltre ha scritto di aver incontrato i residenti di via 8 Marzo, ai quali ha spiegato la scelta del comune e l'importanza del presidio sanitario, sottolineando che i cittadini hanno capito appieno l'importanza dell'opera. Poche ore dopo la pubblicazione del post, però, è arrivata la replica stizzita di alcuni residenti della zona, che hanno ribadito con nettezza la propria contrarietà al progetto. E il capogruppo del PD, Piero Giampietro, rincara la dose. Ieri è successo un fatto molto grave, perché per la prima volta nella storia di questo Consiglio Comunale due atti che erano stati regolarmente presentati per la discussione della seduta di ieri non sono stati discussi, perché la Presidenza del Consiglio ha deciso in maniera, crediamo, arbitraria, illegittima e comunque prepotente di non metterli in discussione. E ovviamente abbiamo duramente protestato, perché questo è un atto che non poteva essere fatto, perché il Consiglio Comunale ha convocato e questi due ordini del giorno dovevano essere discussi in questa seduta. Evidentemente gli argomenti di questi due ordini del giorno erano la vera preoccupazione, perché erano la salvaguardia dei parchi 8 Marzo, via Fornace Bizzarre, via Sette la Campana, che sono gli argomenti dei quali questa giunta ha paura, perché ha fatto un disastro. E anche la risposta del sindaco di questa mattina è molto arbitraria, l'ho letto chiaramente il post, è molto arbitraria, perché io ero presente come tanti cittadini in quella seduta, tanti cittadini hanno iniziato a commentare sotto la pagina del sindaco smentendo la ricostruzione che lui stesso ha fatto, poi però sono stati bloccati i commenti sulla pagina Facebook su questo post. In realtà le persone che erano presenti hanno ascoltato in maniera molto educata la posizione del sindaco e della maggioranza, che dopo un anno è stata sorpresa in qualche modo a voler cementificare un altro parco, ma io ritengo che ognuno sia rimasto dalla propria posizione. Noi restiamo fortemente amareggiati per un comportamento del tutto inutile, prepotente da parte della Presidenza del Consiglio, che ovviamente segna purtroppo un solco, perché ci sarà un prima e un dopo quello che è successo ieri pomeriggio in Consiglio, ma sicuramente quella brutta pagina Pescara non la meritava ed è interamente sulla responsabilità di questa destra. Ancora politica, parziale modifiche al comune di Chieti nelle deleghe tra due amministratori come Chiara Zappalorto e Fabio Stella. Le pari opportunità vanno alla DEM, al pentastellato le bonifiche del territorio. Scambio di deleghe al comune di Chieti tra Chiara Zappalorto e Fabio Stella. La prima prende in carico le pari opportunità e il secondo le bonifiche del territorio. Delega più aderente alla salute pubblica che aveva già. Per la Zappalorto è discorso simile, visto che oltre all'ambiente aveva anche le politiche comunitarie. Nessun cambiamento negli equilibri della maggioranza, dunque solo un riassetto per conformare i compiti all'interno della giunta. Decreto di riassegnazione firmato ieri dal sindaco di Chieti Diego Ferrara, che spiega i motivi della scelta. È stata una redistribuzione di deleghe che serviva per chiarezza e competenza e coerenza negli ambiti, appunto, di competenza dei due assessori. Per quanto riguarda l'assessore Stella, il problema dell'inquinamento dei siti e quindi della bonifica del territorio è perfettamente corrispondente all'ambito della salute pubblica di cui lui è titolare come delega assessorile. Per quanto riguarda l'assessore Zappalorto, chiedeva da tempo, in quanto ha speso tanto della sua attività politica sulle politiche di genere, la delega delle pari opportunità, ed essendo una delle assessori donne della mia giunta, non c'è stato nessun problema a concederla, quindi il termine valzer potrebbe essere diciamo congeniale con manovre politiche diciamo più o meno esplicite, mentre in questo caso questa redistribuzione di deleghe non rappresenta nessun squilibrio a livello politico nella giunta e nella mia amministrazione.
Siamo alla sanità. Il Movimento Civico Teramano Area Biancorossa applaude alla dichiarazione del governatore Marsiglio, che ha annunciato di voler finanziare totalmente con soldi pubblici il nuovo ospedale di Teramo. Il nodo per i civici resta l'area sulla quale costruire il moderno nosocomio, e su questo punto la prossima tornata elettorale sarà decisiva. Il Movimento è da tempo schierato a favore del sito di Villa Mosca. Tania Bonici Castelli. Finalmente una posizione chiara sul nuovo ospedale di Teramo. È così che la vedono i componenti del Movimento Civico Area Biancorossa, capitanata dal medico Siriano Cordoni, quell'affermazione resa recentemente dal presidente Marco Marsiglio. Una dichiarazione che sgombrerebbe il campo da qualsiasi equivoco. Ma cosa ha detto Marsiglio? Il governatore ha dichiarato pubblicamente che la regione Abruzzo si farebbe carico di ulteriori fondi pubblici necessari per la costruzione anche a Teramo di un nuovo ospedale, capace di dare risposte adeguate alle esigenze dei cittadini, senza ricorrere ai fantomatici project financing come in questi anni si è ventilato e contro i quali il Movimento Civico si è sempre dichiarato contrario. Inoltre il presidente Marsiglio chiarirebbe definitivamente, secondo l'area biancorossa, che l'individuazione del sito sul quale costruire il nuovo ospedale è di competenza esclusiva del Consiglio Comunale di Teramo, decisione che sarà presa dai nuovi amministratori che saranno eletti il prossimo maggio. Tornata elettorale quindi che diventa particolarmente importante. I coordinatori del Movimento Civico invitano i cittadini teramani a scegliere tra coloro che in questi anni si sono battuti senza equivoci per la localizzazione a Villa Mosca del nuovo ospedale di Teramo e bocciare con il voto, sia nel centro-sinistra che nel centro-destra, chi spera di vincere le elezioni amministrative per delocalizzare il nuovo ospedale a Fiumicino di Piano Daccio, spopolando definitivamente il centro storico della città. Ancora sanità, torniamo a Pescara. Il Partito Democratico, nel corso di un'apposita conferenza stampa, ha denunciato gravi criticità riguardanti le liste d'attesa all'ospedale di Pescara e la carenza di posti letto per i pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare. Il PD pescarese chiede risposte chiare e immediate sulle interminabili liste di attesa all'ospedale cittadino. Secondo il segretario comunale dei Democratici Antonio Caroselli, il capogruppo in consiglio comunale Piero Giampietro e i componenti della commissione sanità del PD cittadino, i dati forniti dall'ASL risulterebbero infatti sottostimati rispetto alle elevate criticità denunciate dai cittadini. Di conseguenza, nel corso di un'apposita conferenza stampa hanno invocato un intervento immediato del sindaco. Contestualmente gli esponenti del PD pescarese hanno reso note le risultanze di una ricerca internazionale che boccia l'ospedale di Pescara e hanno denunciato la grave carenza di posti letto per i pazienti affetti da disturbo del comportamento alimentare. Noi abbiamo acceso i riflettori sulle liste d'attesa, soprattutto quelle che riguardano le prestazioni tipo P, quelle che richiedono un limite di 120 giorni. Quello che vogliamo fare oggi è fare domande, attivare una specie di sindacato ispettivo. La ASL ci dice che sono solo 5 le prestazioni che superano il limite dei 120 giorni, ma noi abbiamo riscontrato che dai dati che mettono loro a disposizione che sono 21. Il 1.200.000 euro che è finanziato per il personale copre solamente gli straordinari, quindi noi vogliamo chiedere alla ASL qual è il programma di rientro da questa emergenza, perché noi ci schieriamo a favore degli ultimi. Le liste di attesa così lunghe favoriscono la sanità di chi può permetterselo, quindi noi vogliamo avviare questo grande tavolo con uno spirito di collaborazione affinché si facciano carico dei problemi dei nostri cittadini. Noi diciamo al sindaco: fatti carico dei problemi degli ultimi, e anche in occasione di domani, della giornata sui disturbi del comportamento alimentare, non è possibile che in questa regione per trattare questa malattia ci sono 0 posti letto di lungo degenza. Quali sono intanto le 5 specialità che, sulla base delle risposte della ASL, risultano superare, diciamo, le soglie critiche dei tempi di attesa? Sono tutte quelle che riguardano prestazioni di tipo P, una endoscopia ad esempio. Se paragoniamo le prestazioni erogate totali dell'ASL di Pescara ad esempio a quelle di Teramo, con una popolazione molto simile, vediamo che la ASL Teramo eroga in 20 giorni, quella di Pescara in 132. Noi vogliamo capire il perché di questa lungaggine sulle liste d'attesa.
Cambiamo argomento, prosegue la promozione turistica da parte di Regione Abruzzo. Dal 16 al 18 marzo la nostra regione sarà protagonista a Napoli alla Borsa Mediterranea del Turismo. Giovedì la visita di 3 calciatori del Napoli Calcio. Procede il lavoro di promozione turistica della Regione Abruzzo in vista delle prossime vacanze estive, anche se i primi risultati parlano di riscontri positivi in termini di prenotazioni già a partire dal ponte del 25 aprile e del 1 maggio. Dopo la Borsa Internazionale del Turismo, le fiere di Bologna e Berlino, la JTB di Tokyo, sarà la volta della BMT, la Borsa Mediterranea del Turismo. Dal 16 al 18 marzo l'intero sistema Abruzzo, che comprende Regione e le due Camere di commercio, sarà presente a Napoli. 18 operatori che daranno vita nei primi 2 giorni di manifestazione a incontri B2B, mentre il giorno di chiusura sarà a libero accesso. Nel giorno di inaugurazione, per rinsaldare il legame con Napoli Calcio, 3 tesserati azzurri, Simeone, Racmani e Raspadori, faranno visita allo stand Abruzzo. Tutto questo in vista del prossimo ritiro estivo, che per il 3° anno consecutivo porterà la formazione campana a Castel di Sangro. Una fiera B2B, quindi dedicata soprattutto agli operatori, dove cercheremo di far conoscere gli aspetti più importanti del turismo in Abruzzo. Diciamo una fiera sicuramente importante, visto anche la convenzione che abbiamo con il Napoli Calcio, una borsa importante per gli operatori, che poi hanno la possibilità di incontrare tour operator, dicevo, mondiali, e anche per ai turisti di prossimità, diciamo quelli immediatamente vicini alle nostre regioni, di poter constatare e vedere le bellezze che l'Abruzzo offre a chi vuole fare dei giorni rilassati, legati al mare, legati alla montagna, legati ai borghi, legati all'enogastronomia, legati a tutto quello che l'Abruzzo offre. Presentato il nuovo parco di monopattini messi a disposizione da Comune di Pescara e caratterizzati da alcune importanti innovazioni sul piano della sicurezza. La nostra città, dice ai nostri microfoni l'assessore Luigi Albremascia, è ormai un punto di riferimento per la mobilità sostenibile. Pescara compie un nuovo passo verso la micromobilità sostenibile. È stato infatti presentato questa mattina davanti a Palazzo di Città il nuovo parco monopattini messo a disposizione dal comune tramite la società Beat Mobility. Pescara ormai è un punto di riferimento della mobilità sostenibile non solo in Abruzzo ma anche in Italia, perché è l'ottava città in Italia secondo l'Osservatorio delle Infrastrutture sull'utilizzo appunto della micromobilità. Mobilità elettrica, e quindi ormai consolidiamo in 3 anni l'utilizzo di mezzi alternativi, di mezzi ecosostenibili come quelli che oggi presentiamo, ma in una rivisitazione, in una riqualificazione. Sono circa 200 monopattini di nuovissima generazione che vengono introdotti all'interno della flotta già consistente di 500 monopattini presenti in città e che potranno essere utilizzati già da oggi dai nostri tanti utilizzatori, dai tanti cittadini che si avvalgono di questo sistema. Questi monopattini servono proprio per limitare l'utilizzo in 2. Hanno dei dispositivi che consentono un rallentamento quasi a passo d'uomo dei monopattini se usati impropriamente, quindi sui marciapiedi, ed è il punto dolente, ma hanno anche dei dispositivi che scoraggiano di fatto l'utilizzo in 2, senza limitazione di peso, per non ovviamente precludere questo utilizzo a persone che magari hanno qualche chilo in più, ma addirittura con un dispositivo che proprio rileva la presenza del passeggero. Già da oggi iniziamo a realizzare 24 aree delle 57 previste, presso le quali con segnaletica adeguata troveranno monopattini e biciclette i cittadini e gli utenti, ma nello stesso tempo noi incentiveremo, mantenendo il sistema free floating, il ricollocamento del monopattino o della bicicletta in quell'area, con un incentivo economico che sarà di 1 euro di accreditamento e quindi il mancato pagamento dello sblocco che invece viene corrisposto inizialmente, e un incentivo di 5 centesimi, un credito per gli abbonati i quali utilizzano frequentemente questi mezzi e quindi si ritrovano anche un piccolo tesoretto di utilizzo rispetto ad un atteggiamento adeguato, educato, civile e di rispetto anche per gli altri. Si chiama L'anello mancante, il primo lavoro editoriale di Barbara Bucci, che parla di disabilità, inclusione e barriere architettoniche. Il messaggio che passa è che non esistono ostacoli invalicabili. Questo libro è nato
con lo scopo di far conoscere che cosa significa vivere con una disabilità che comporta la totale perdita dell'autonomia nel compiere le azioni della vita quotidiana e anche per far capire cosa c'è dietro la patologia della lesione spinale, che non è soltanto quello che si vede, cioè la paralisi, ma si tratta soltanto della punta dell'iceberg. Questa sotto c'è tanto altro che può risultare ulteriormente invalidante, e poi anche per raccogliere fondi per la ricerca affinché appunto questa patologia diventi reversibile. E la mia passione per la scrittura invece è nata durante gli ultimi 2 anni dell'università, quando ho iniziato a scrivere con la penna a tratto fine per prendere gli appunti sui block notes, e tra una pausa e l'altra dallo studio ho iniziato a tenere un diario personale e poi anche a dare visibilità sia ai miei pensieri che alle mie riflessioni. Siamo allo sport, partiamo dal calcio di Serie C, seconda trasferta consecutiva per il Pescara, che domani nel turno infrasettimanale se la vedrà col Messina, ore 14:30, per Zeman, ex della partita. Uomini contati a centrocampo, mentre in attacco si riparte da Lescano, match winner contro la Gelbison. Con lui il Delfino proverà a spezzare una tradizione che non lo ha mai visto vittorioso in terra peloritana. Andrea Costantini. L'ultima giornata di campionato ha restituito un Pescara vittorioso e di nuovo al terzo posto solitario grazie allo stop di Avellino del Foggia, e il Delfino vuole mantenere questo flusso positivo. La trasferta di Messina è però una trappola. Vero che i peloritani sono terzultimi, ma la loro sete di punti salvezza e la presenza di un manto erboso, quello dello stadio Scoglio San Filippo, in brutte condizioni, sono fattori che renderanno molto insidiosa la seconda trasferta consecutiva. La squadra stamani ha svolto la rifinitura al Lughetto di Febo di Silvi, nel pomeriggio la partenza per Roma, poi il volo per portare la squadra in Sicilia. Non fanno parte della spedizione lo squalificato Raffià, gli infortunati Craia e Jawa, comunque entrambi sulla via del recupero, e neanche Gozzi, che ha dato forfè all'ultimo momento. Torna a disposizione Cancellotti, pronto a riprendere il suo posto in una linea di difesa che dovrebbe vedere le conferme degli altri tre elementi, Brosco e Mesic al centro e Milani a sinistra. Centrocampo in emergenza, in quattro a disposizione per i tre posti, Mora, Palmiero, Aloi e Germinario. Zeman potrebbe sorprendere e lasciare in panchina l'esperto Mora per puntare, oltre che su Palmiero, su due giocatori più freschi come il baby Germinario e un Aloi rimasto in panca per tutto il match di Agropoli. Davanti sembra scontato stavolta ripartire da Lescano, mentre sono aperti i ballottaggi Merola Cupone a destra e Colaides August a sinistra. Il Messina arriva da un punto nelle ultime due partite, ma è stato rilanciato dal ritorno in panchina del catanese Ezio Raciti, tecnico della salvezza lo scorso anno e che ha ripreso la guida dei peloritani a gennaio, sostituendo l'ex Auteri e inanellando 5 vittorie, 4 pareggi e appena 2 sconfitte, 19 punti in 11 partite. Una media che ha risollevato una squadra all'apparenza spacciata, ma che ora sogna una salvezza molto difficile e diretta, più giocabile tramite i play-out. Al rilancio peloritano ha contribuito anche un mercato che ha portato giocatori di maggiore esperienza e spessore come l'ex Ragusa, Perez e Kragl. In forte dubbio Grillo, Raciti dovrà sicuramente rinunciare allo squalificato Fofana, probabile l'impiego dell'ex teramano Fiorani. Raciti gioca con la difesa a 4 e di solito si affida al 4-2-3-1 con la variante 4-3-2-1. Messina è peraltro città tabù per il Pescara, che nei 9 precedenti non ha mai vinto, 5 sconfitte e 4 pareggi. L'ultimo confronto diretto fu in Serie B 2-2 il 2 novembre 2003. Tutti gli episodi passati si sono disputati allo stadio Celeste. Il Pescara solo domani debutterà al San Filippo Francoscoglio. Zeman indosserà i panni dell'ex, guidò il Messina nella Serie B 88-89, ottavo posto e titolo di capocannoniere per Totò Schillaci, 23 reti. Arbitro della gara Mirabella di Napoli, che ha diretto i biancazzurri nel 6-0 di Coppa di questa stagione con la Vispesaro e nell'1-1 sul campo della Fermana di poco più di un anno fa.
Ancora al calcio, andiamo in promozione. Dopo il successo sul Fontanelle, il Città di Teramo può chiudere i discorsi in ottica primo posto già sabato prossimo in casa della Turris Val Pescara. I biancorossi avranno dalla loro 2 risultati su 3 per festeggiare in anticipo il salto di categoria. Il commento dell'attaccante Francesco Pretrarulo e del difensore Cristian Cangemi al microfono di Ania Cantagalli. Il traguardo è ormai ad un passo con questa vittoria, sabato prossimo insomma basterà un solo punto, avete comunque dalla vostra 2 risultati su 3. Sì, è quello che era insomma l'obiettivo anche di oggi, dimostrare la nostra forza soprattutto per la partita dell'andata che era stata l'unica sconfitta. Il mister ci ha anche trasmesso questa cosa che dovevamo anche per i nuovi, quelli che erano arrivati, dovevamo dimostrare insomma che chi era il Teramo e l'abbiamo fatto, credo. La forza di questa squadra è che tutti arrivano al gol, significa anche che giochiamo bene, che ci teniamo a dimostrare la nostra forza e quello che facciamo domenica per domenica. Io so, quando sono arrivato ho trovato comunque uno spogliatoio unito, coeso, e che sapeva qual era il suo obiettivo, e credo che sia stata la forza di quest'anno, oltre ai singoli che secondo me non appartengono a questa categoria, come Cocò, come Ivan, come Stefano, come Alfonso, come tanti altri, come Andrea Censori. Sono tutti giocatori che hanno giocato, giocano da tanto e comunque dimostrano di essere giocatori forti. Sono arrivato qua, il mister mi ha chiamato appunto per questo, per dare una mano. Sapevo che il tempo a disposizione più o meno era questo, e in quel breve tempo che mi dà il mister devo dare il massimo, è quello che spero faccia. Non sono contentissimo per come sono entrato la partita scorsa, però sono contento. Eravamo noi stessi, solo noi stessi siamo i padroni del nostro futuro, e quindi è quello che abbiamo dimostrato, è una supremazia, credo, perché siamo secondo me più forti. È stata sì una bella emozione, poi soprattutto perché siamo riusciti subito a sbloccare la partita, però lasciando stare che ho fatto la doppietta, sono contento che abbia portato il risultato a casa. Questo è anche merito di tutta la squadra, che ci hanno accolto, a tutti quelli che siamo arrivati ci hanno accolto subito benissimo. E stiamo continuando giustamente passo dopo passo per vincere ogni partita. Spogliatoio, i compagni, noi abbiamo, lì dentro abbiamo una forza dentro quello spogliatoio che nessuno giustamente può sapere. Secondo te Cangemi si è guadagnato la riconferma per l'anno prossimo? Questo io lo spero, però giustamente poi si deve parlare col presidente, il direttore, e poi vedremo cosa decideranno loro. Adesso siamo al volley, l'Abba Pineto scrive la storia con la conquista della Coppa Italia di A3, trofeo mai alzato da una società abruzzese. In B, bel successo per Altino, mentre Montorio cade al tie break ma porta a casa un punto prezioso. Sergio Zappalorto. Trionfa Pineto, trionfa l'Abruzzo, trionfa un presidente. È il caso di parlare di un'abbondanza di trionfi. Coppa Italia 3 in casa nostra, la prima volta storica regionale, una data peraltro curiosa da tenere a mente per sempre. 1, 2, 12, 3, 23, 2, 3. Un'esplosione di gioia collettiva in terra maceratese, organizzazione perfetta e correttezza ovunque. Una festa strameritata da una società che non si è mai rassegnata, anche quando ha sfiorato di un centimetro la promozione, e non una volta sola. Ora è una coppa in attesa di una potenziale supercoppa alla vigilia di Pasqua, un altro traguardo raggiungibile con un gruppo così in cui è emersa tutta la qualità dei ragazzi, in cima ai quali, vincendo un piatto con come migliore del torneo, si è posizionato Seba Milan, quasi 30 punti e trascinatore assoluto, ma dal 6,5 in su tutti gli altri, complice un'ottima panchina. Chapeau e applausi a non finire. Ferma l'Ortona, in Bill Montorio cede al tie-break a San Giovanni Marignano, punto comunque prezioso per tenere a distanza la zona rossa. In B1 femminile torna al successo uno straripante Altino, che ha travolto il fortissimo Ravenna ribadendo, se mai ce ne fosse bisogno, le sue virtù di squadra compatta e di spessore nei singoli elementi. Seconda piazza e playoff assicurati con largo anticipo dalle rossoblu nelle immagini. In B2 infine il Teramo cede dopo aspra contesa solo al quinto set, peraltro perso a 15 sul campo dell'Ostico Bari, mentre il solito generoso ma sterile Gada Pescara Project non può nulla contro lo strapotere di un Cerignola che ha concesso alle abruzzesi solo il 23-25 della terza e ultima frazione.
Vi ricordo a proposito l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con Pallavolè, condotta proprio dal nostro Sergio Zappalorto, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.